grande successo, è stata la prima volta, un grande successo anche oggi, e questa è la dimostrazione che con la collaborazione fra Comune, le associazioni di categoria e anche gli esercizi che insomma mettono a disposizione le loro potenzialità, il centro storico di Mantova può essere vivo, può essere ricco di gente. Rifletteremo dopo queste esperienze, visto che sono una novità dell'estate 2012, nata sull'esigenza di smuovere un po' le acque dopo la triste nota, la triste parentesi del terremoto. Penso che potrà diventare un appuntamento fisso nelle prossime estate da pubblicizzare in modo dovuto, per fare in modo che anche i turisti possano organizzare addirittura il loro viaggetto, il loro weekend, proprio approfittando delle notti bianche mantovane. Questa iniziativa, come devo dire, quella del 7 di luglio, ha colto nel segno. È una città che da oggi pomeriggio è stata scelta da molti concittadini, ma anche da molte persone che vengono da fuori Mantova, e direi che stasera è uno spettacolo essere fuori per le vie della città. Già da domani ritornerà il Palabam, una grande manifestazione che vedrà protagoniste due squadre di Serie A di basket, e il grande basket ritornerà a Mantova dopo 7 anni, per poi arrivare la settimana prossima con la giornata dei ricercatori, che sarà un'altra occasione per vivere Mantova in tutte le sue bellezze. Ricordiamo anche che ieri è partito il Gran Premio Nuvolari, e anche Piazza Sordello è stata, come dire, scelta da molti visitatori, perché lo spettacolo delle auto storiche è sempre uno spettacolo straordinario.